Sono Alessandro Benini, responsabile di protezione civile di ANPAS. Ad oggi i volontari e le volontarie ANPAS che lavorano su questa emergenza con la colonna nazionale di ANPAS sono oltre 70, a cui poi si aggiungono volontari e volontarie ANPAS che sono intervenuti con le colonne regionali. In questo momento sono alla pubblica assistenza di Campi Bisenzio, alla Fratellanza Popolare di Campi Bisenzio, che è una delle associazioni più colpite da questa emergenza, l'associazione che ha visto danneggiarsi tutti i propri mezzi e la propria sede e che stiamo cercando con le altre di supportare. In questo momento stiamo scaricando un container, un modulo ufficio dormitorio che viene dalle Marche, che è stato utilizzato per la precedente alluvione per la sede di Ostra e che oggi viene qui proprio per dare la possibilità ai volontari e alle volontarie di questa associazione di riprendere le loro attività nell'attesa di poter ripristinare la sede.